Tenente Waits, le lezioni sono finite per oggi. Sì, pause. Certe volte quando siamo insieme mi sento così vicina a te che non so più quale sono io e quale sei tu. Non credevo che potesse succedere. Ci siamo sposati che avevo 19 anni, non sapevo cosa fosse l'amore. Mi pareva di avere tutto, solo che non sapevo se fosse proprio tutto nella vita. Se c'era qualche altra cosa. Forse per questo mi sono sentita attratta da te appena ti ho visto. Ma è una cosa così cattiva. Faccio l'impossibile per non pensare a te, te lo giuro, sai. Passo tutta la giornata a cercare di dimenticarti, che poi è la stessa cosa che pensare a te continuamente. Non voglio fare del male a nessuno, non voglio fare del male a lui. Certe volte quando siamo seduti a tavola uno davanti all'altro, io lo guardo. E desidero intensamente, disperatamente, che lui faccia qualcosa, che dica qualcosa magari, per cui io riesca a odiarlo. Ma non succede. Quanto male gli faccio. E riesco solo a odiare me stessa. Vorrei non averti mai incontrato. Poi quando sono insieme a te, c'è qualcosa che mi fa desiderare che tu non te ne vada mai via. Perché le cose devono sempre andare come non dovrebbero? Io non lo so com'è che le cose dovrebbero andare. Non so più neanche cosa ho sentito in quel motore. Un paio di mesi fa avrebbe potuto staccarsi un'elica e non sarei tornato indietro. È facile essere coraggiosi quando non si ha niente da perdere. Adesso ho paura. Morire significherebbe non vederti mai più. Tutte le cose di questo mondo hanno un senso soltanto quando mi sei vicina. Io non ti voglio perdere. Voglio stare insieme a te per sempre. Voglio svegliarmi la mattina con la certezza che poi ti vedrò. Non posso fare a meno di te, non so neanche il tuo cognome. Mi sento perso e con te riesco a ritrovarmi. Stringimi forte e dimentica tutto quello che non siamo noi due. Prima per la strada stavo cercando di pensare a come dirti che non dovevamo vederci mai più. E lo stesso ho fatto io. Dunque, abbiamo qui due tipi fondamentali, quello a combinazione e quello con la chiave. Allora, con il sistema a combinazione che funziona basandosi sul principio detto a serie di tamburi, prima di tutto bisogna determinare se la prima mossa va fatta verso sinistra o verso destra, e poi se si tratta di una combinazione a tre numeri o a quattro numeri. Se invece il sistema è a chiave, si tratta solo di trovare la chiave adatta. In mancanza della chiave adatta, problema che si presenta molto frequentemente, c'è tutta una serie di strumenti delicati che permettono di eseguire il lavoro. E quindi rimane soltanto da imparare a usarli bene. Ma quanto tempo ci vuole per imparare a usarli? Oh, guardi, tanto per incominciare, aprire una cassaforte non è certamente cosa che il primo minuto sia in grado di fare. È un dono naturale che io ho, senza falsa modestia.